Raddoppiano i contagi da Covid-19 in Abruzzo rispetto alla giornata di ieri 17 novembre, come ha confermato questa mattina la stampa il presidente della regione Marco Marsiglio, preoccupato ma fiducioso che questo peggioramento della situazione non implichi un passaggio dalla zona bianca in quella gialla e quindi maggiori restrizioni. I dati dei contagiati oggi sono pesantissimi, superiamo i 350 positivi nella giornata. Erano molti mesi che un numero del genere non compariva nei nostri dati. Fino a ieri abbiamo alternato giornate in cui si stava su una media intorno ai 150 e qualche punta sopra i 200. Questo balzo improvviso è preoccupante, peraltro io avevo già convocato per domani una unità di crisi. Il rischio di zona gialla dipende più che altro dalle ospedalizzazioni. Questo, quello che dobbiamo tenere sotto controllo e verificare se tutti questi contagi producono anche ospedalizzazione, perché se sono contagi che si diffondono tra persone vaccinate normalmente non producono ospedalizzazione, se la producono non portano, tranne in rari casi, in terapia intensiva. Ed oggi i reparti di terapia intensiva non sono particolarmente sotto pressione, anche se nell'ultimo mese c'è stato sostanzialmente un raddoppio, però continuiamo ad avere al momento delle percentuali sotto soglia e quindi questo ci permette di dire che abbiamo ancora un margine di sicurezza prima di dover pensare a passaggi di dover rischiare passaggi di fascia di colore. Preoccupa anche la situazione contagi nelle scuole abruzzesi, dove sono diverse le classi in quarantena. Domani faremo delle analisi più puntuali anche sulla base dei dati, in particolare dell'ospedalizzazione, da quali soggetti, da quale categorie provengono, per indirizzare meglio le nostre azioni di prevenzione. Sul Green Pass rafforzato solo per i vaccinati e per le attività ricreative nelle regioni che cambieranno colore, il governatore Marsiglio dice di evitare di porre l'accento su penalizzazioni ai non immunizzati. Inventato il Green Pass è stato inventato proprio in un periodo in cui la vaccinazione era ancora agli inizi, comunque non aveva potuto dispiegare i suoi effetti e si tendeva ad utilizzarlo per liberare alcune attività che altrimenti sarebbero rimaste chiuse. Si può porre questo tema se dovessimo trovarci un domani in una condizione di estrema difficoltà nelle terapie intensive da dover adottare restrizioni, è corretto riflettere su quali sono i soggetti ai quali imporre una piena restrizione e quali invece possono continuare ad avere attività con minori problemi perché hanno, diciamo, meno pericolosità sociale, meno pericolosità sanitaria nel circolare.